Salve a tutti, in questo video tratterò degli argomenti relativi alla Costituzione italiana indirizzati alla scuola italiana, quindi la Costituzione italiana nella scuola potrebbe essere il titolo. Allora, la Costituzione italiana nella scuola. E così ho l'opportunità di dirvi rapidamente una serie di principi e leggi che sanciscono e determinano la scuola democratica. Allora, articolo 9, comma 1. Questa conoscenza può essere utilizzata ovviamente sia per la preselettiva sia per i concorsi straordinari, perché ovviamente all'interno dei quesiti potete sicuramente citare le leggi più importanti. Ovviamente io ho fatto una cernita e una selezione di quelle che hanno un diretto riferimento alla scuola. Quindi sono dei riferimenti normativi relativi alla scuola. Quindi articolo 9,1, l'Italia, quindi la Repubblica ovviamente italiana, promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Quindi promuove la cultura e la ricerca. Se non entra, pazienza, tanto si legge lo stesso, ma soprattutto potete ascoltare quello che dico. Poi l'articolo 33, metto anche i commi, comma sempre 1, riguarda la libertà di insegnamento. Faccio un video molto schematico perché ad alcuni di voi piace insomma determinare subito quali sono gli articoli più importanti e poi magari se volete li potete approfondire o con me nei prossimi video o con i video che già ci sono o da soli in maniera autonoma. Sempre l'articolo 33, il comma 2, quindi articolo 33, comma 2, fa riferimento alle disponibilità delle scuole statali per tutti i tipi di ordini e gradi di istituzione, quindi scuole statali disponibili per ogni ordine e grado. Quindi dalla scuola materna, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado. Libero accesso all'istruzione scolastica, articolo 34,1. Libertà di accesso all'istruzione scolastica. Benissimo. La scuola è obbligatoria e gratuita. Articolo 34,2. Scuola obbligatoria e gratuita. Questa in particolare, articolo 34,3 della Costituzione, e mi uscì, mi ricordo, in una delle prove. Il riconoscimento del diritto allo studio, purché studenti capaci e meritevoli, anche a coloro che sono privi di mezzi, quindi mediante l'erogazione di
borse di studio, assegni e altre provvidenze da attribuirsi per concorso. Quindi, diritto allo studio per studenti capaci e meritevoli. Questa mi è rimasta impressa perché molti di noi colleghi erroneamente pensavamo che il diritto allo studio fosse esteso a tutti. Invece, se vi andate a vedere l'articolo 34,2 della Costituzione italiana, scoprirete che è soprattutto per studenti capaci e meritevoli. Poi, altre questioni fondamentali, metto un attimo in pausa, perché ho una chiamata importante e sono in live. Ok, sto registrando, scusate il bello e il brutto della diretta. Allora, riprendiamo il discorso perché relativamente, insomma, alla Costituzione italiana, alla legislazione, mi ero segnato anche qualcosa che vi ho detto nei precedenti video, però qualcosa di molto importante. Abbiamo sempre detto che la scuola è diventata sempre più la scuola dell'inclusione. Allora cerchiamo di dare un quadro normativo. Allora, qui fu importante la pedagogia speciale creata anche e diretta dalla dottoressa Maria Montessori e legge 118 del 71, quindi legge 118 1971. Adesso vi dico un po' di leggi relative invece alla didattica e all'inclusione, che prevedeva l'insegnamento di gruppi di lavoro per handicap o sull'handicap, gruppi di lavoro sull'handicap. Ancora c'era questo termine, handicap. Benissimo. Poi, questa è famosissima, la legge 104 del 1992. Molti, quasi tutti gli insegnanti di sostegno lavorano sulla legge 104, cioè sugli studenti certificati con la 104. Poi c'è il comma 1, comma 2, comma 3, articolo 3, eccetera, eccetera. Però, in linea di massima, questa è una legge quadro per assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Assistenza, assistenza, integrazione, diritti fondamentali. Arriviamo alle ultime leggi in materia di inclusione, la legge 183 2010, che ha affermato la centralità del diversamente abile nel proprio percorso di apprendimento. Quindi, centralità del diversamente abile. Legge 2012, DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, quali dislessia, disortografia, discalculia, ce ne sono quattro, eh. A voi scrivere il quarto, lasciatelo qua sotto nei commenti, cioè sotto nella descrizione troverete altri link utili. Si svolge tutto rigorosamente in diretta, così io mi espongo di più, voi capite qual è la difficoltà, insomma, di essere di prendere
Sì, prepararsi, io mi preparo, mi scrivo qualche appunto, però poi mi vengono anche a me dei vuoti di memoria. E ovviamente io sto cercando di... io mi devo preparare al meglio per poter dare dei riferimenti utili. È ovvio che posso avere anch'io dei vuoti di memoria e oggi, come vedete, non lo nascondo, anch'io ho tanti limiti. Sarò dovuto ricorrere a internet perché non ricordavo, cioè bene o male ricordavo la legge del 2010-2012, ricordavo che l'ultima era quella di DSA, però volevo essere sicuro al 100% e quindi l'ho cercata direttamente su Google. Grazie. Con questo schemino avete già un'ottima panoramica relativa alle leggi costituzionali relativamente alla scuola. Buona continuazione di giornata.